La sezione, nella sentenza del 3 novembre 2009, ha accolto le suddette doglianze ed ha riconosciuto che, imponendo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica, lo Stato italiano, per il combinato disposto dell'articolo 2 del primo protocollo addizionale dell'articolo 9 della Convenzione, ha violato il diritto della ricorrente di educare i suoi figli in conformità alle sue convinzioni religiose e filosofiche. In violazione dell'articolo 9 della Convenzione, ha causato una restrizione del diritto dei fanciulli in età scolastica di credere o non credere e quindi ha illegittimamente limitato la libertà religiosa dei figli della ricorrente. Per quanto sopraesposto, quindi, il crocifisso non può essere considerato, come sostiene il Governo, un simbolo muto e passivo. Alla luce di quanto finora detto, si comprende altresì che il presente giudizio non è né una presa di posizione contro una determinata religione, né una presa di posizione a favore dell'ateismo. Il Governo ha affermato che la ricorrente sarebbe atea, facendo credere che la stessa si sia posta contro la religione cattolica. Non comprendiamo il fondamento di detta affermazione. La ricorrente, nei ricorsi interni, così come nel giudizio davanti a codesta Corte, non ha mai dichiarato di essere credente o non credente, né la ricorrente si è mai espressa contro la religione cattolica. La ricorrente ha solo affermato di essere laica e di voler educare i propri figli nel rispetto del principio di laicità. È dunque chiaro che il Governo, così come alcuni degli interventori, in particolare San Marino e Lituania, confonde l'ateismo con la laicità. Si ricorda che il principio di laicità non è una presa di posizione a favore di coloro che non credono, ma una garanzia per la libertà religiosa. Tale garanzia si esplica non attraverso la mera tolleranza, bensì attraverso l'attribuzione a tutti di pari diritti in condizioni di uguaglianza. In tal modo si permette a ciascuno l'espressione della propria personalità e dei propri convincimenti. Sulla laicità, quale principio supremo fondamentale dell'ordinamento costituzionale italiano, si osserva che se la Corte Costituzionale si fosse potuta pronunciare sulla questione di legittimità sollevata dal TAR Veneto nell'ambito del giudizio promosso dalla ricorrente, essa avrebbe senz'altro dichiarato che l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica è contrario al principio di laicità. Infatti, la Corte Costituzionale italiana, a partire dalla sentenza numero 203 del 1989, ha sancito che dalla Costituzione della Repubblica italiana si ricava la vigenza nell'ordinamento giuridico del fondamentale o supremo principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato. In particolare, la Corte Costituzionale, con la succitata sentenza, ha affermato che il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Con la sentenza numero 508 del 2000, la Corte Costituzionale ha sottolineato che, in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, quale riflesso del principio di laicità. Quale conseguenza del principio supremo o fondamentale di laicità sancito dalla Corte Costituzionale? La stessa Corte nel 2001 e 2002 ha fatto rimuovere dall'aula di udienza il crocifisso che era esposto alle spalle del Presidente. Questa è l'ulteriore dimostrazione che solo la natura regolamentare degli atti che prevedono l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche ha impedito alla Corte Costituzionale di dichiararne l'incostituzionalità. Infatti, rimuovendo il crocifisso, i giudici della Corte Costituzionale ne hanno riconosciuto il significato religioso, nonché l'incompatibilità della sua presenza nell'aula d'udienza col principio costituzionale di laicità dello Stato. Orbene, codesta onorevole Corte non potrà non tener conto della laicità dello Stato italiano, riconosciuta ed affermata dalla Corte Costituzionale italiana, così come ha fatto, ad esempio, nella sentenza del 10 novembre 2005. In detta sentenza, codesta Grand Chambre ha tenuto in considerazione il principio di laicità vigente nell'ordinamento turco, come interpretato dalla Corte Costituzionale turca.
Analogamente, nel caso di specie, considerato il principio supremo fondamentale dell'ordinamento costituzionale italiano, l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica viola palesemente tale principio. Infatti, attraverso l'esposizione del crocifisso in un ambiente sensibile come quello scolastico, che in uno Stato laico dovrebbe essere neutro e pluralista, lo Stato si identifica con la religione cattolica, in violazione delle libertà e dei diritti della ricorrente e dei suoi figli. Codesta onorevole Corte non potrà non tener conto che provvedimenti amministrativi che prevedono l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche risalgono a oltre 85 anni fa, e sono stati emanati in un contesto storico del tutto diverso, e che la Corte Costituzionale, come detto, non ne ha potuto dichiarare l'incostituzionalità solo in quanto i provvedimenti amministrativi non sono soggetti al suo sindacato, ma solo a quello del giudice amministrativo, Tribunale amministrativo e Consiglio di Stato, che nel caso di specie hanno rigettato il ricorso della ricorrente entrando nel merito. Quindi, codesta Corte dovrà necessariamente dichiarare che l'esposizione del crocifisso ha violato la libertà religiosa della ricorrente e dei suoi figli, nonché il diritto della ricorrente di educare i suoi figli in conformità alle sue convinzioni religiose e filosofiche. Infatti, lo Stato laico non può identificarsi con una determinata religione, neppure se si tratta della religione professata dalla maggioranza della popolazione. Identificandosi con la religione di maggioranza, lo Stato crea una vera e propria tirannia della maggioranza in violazione della libertà religiosa. Sia il Governo che i terzi che sono intervenuti nel giudizio hanno basato la loro difesa in modo particolare sulla cosiddetta dottrina del margine di apprezzamento. Ebbene, se si esamina la giurisprudenza di codesta Corte sul margine di apprezzamento, emerge che si tratta sempre di casi nei quali lo Stato è intervenuto a regolare il comportamento del singolo a tutela dei valori culturali, morali o religiosi di altri membri della comunità, ovvero in nome del principio di laicità. Nel caso di specie, invece, non si discute del comportamento del singolo che lo Stato è intervenuto a regolare, bensì del comportamento dello Stato stesso che, sulla base di atti amministrativi, peraltro emanati in pieno periodo fascista, ha stabilito l'obbligo di esporre un simbolo religioso nelle aule scolastiche della scuola pubblica. Fermo restando quanto sopra, si osserva che lo Stato, nell'ambito del proprio margine di apprezzamento, deve rispettare gli standard minimi universali di protezione. Secondo la Convenzione, così come interpretata da codesta Corte, lo Stato deve essere un organizzatore neutro ed imparziale dell'esercizio delle diverse religioni e credo. È evidente che lo Stato italiano, esponendo il crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica frequentata dai figli della ricorrente, non abbia rispettato neanche detti standard minimi. Secondo il Governo, nonché secondo alcuni interventori, l'applicazione nel caso di specie della dottrina del margine di apprezzamento sarebbe legittimata dalla mancanza di un consenso tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa in materia religiosa. Ebbene, in realtà, quanto all'oggetto del presente giudizio, vi è senz'altro un consenso tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa. Risulta infatti che solo un'esigua minoranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa esponga il crocifisso nelle aule scolastiche delle proprie scuole. Lo stesso Governo, nella propria memoria, ne menziona solo 8: Austria, Baviera, Spagna, Romania, San Marino, Grecia, Polonia e Slovacchia. Peraltro, in alcuni di questi 8 paesi la questione è ancora sub iudice, come in Romania e in Spagna. In conclusione, solo un'esigua minoranza dei 47 Stati costituenti il Consiglio d'Europa prevede l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Ecco allora che la regola è la non esposizione del simbolo religioso nelle aule scolastiche, mentre l'esposizione è l'eccezione. Inoltre si osserva che tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, al di là delle differenziazioni nazionali, si riconoscono nel carattere pluralista e democratico dello Stato. I due termini, pluralismo e democrazia, appaiono indissolubili e si esprimono nel valore della laicità. La laicità comporta sempre la strutturazione dei poteri pubblici e delle pubbliche istituzioni in senso inclusivo e non discriminante, quali casa di tutti, equidistanti dagli interessi e dalle credenze degli individui e dei gruppi. Riconoscere alle autorità nazionali il potere di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica, come nella fattispecie, equivale a svuotare di sostanza il sistema internazionale
e la sua vocazione a proteggere le minoranze, già svantaggiate dalla logica sottesa alla democrazia maggioritaria. Come infatti affermato codesto onorevole Grandchambre, la democrazia non si riduce alla supremazia costante dell'opinione di una maggioranza e si impone un equilibrio che assicuri alle minoranze un giusto trattamento e che eviti ogni abuso di posizione dominante. Si ricorda il caso Folgerot e altri contro Norvegia del 29 giugno 2007.